saluto da Loretta e dal mio nuovo amico Arlecchino, perché parliamo del carnevale. E un saluto anche dalla nostra bella cucina del Ripide Rosso. Oggi faremo una ricetta con il pandoro. Faremo i tartufi di pandoro. Andiamo a vedere i nostri ingredienti. Allora, qui abbiamo del pandoro avanzato, è un modo per riciclare pandoro e panettoni. Poi, delle codette. Qua. Della farina di pistacchio. Se vi piace, naturalmente. Del cacao amaro o zuccherato, se vi piace zuccherato. Poi della farina di cocco, della crema di pistacchio, della crema di nocciola tipo Nutella e infine, anzi no, c'è anche della panna liquida. Io ho preso quella fresca. E infine, proprio infine, e ho preso del rum, se vi piace. Adesso andiamo a vedere gli strumenti. Allora, ci servirà un frullatore, delle posate, una terrina, un piatto da portata, dei pirottini, circa una ventina, e dei piatti. Allora, io prima mi sono lavata le mani, metto questa nuova traversa per non sporcarmi. Io ho sempre il mio amico Arlecchino che mi fa compagnia per oggi. Allora, per prima cosa prendiamo il pandoro, lo rompiamo in modo grossolano, sono più o meno 4 etti, più o meno insomma. È un modo per riciclare gli avanzi di Natale, panettoni, pandori, eccetera. Sì. Ho preso un'altra terrina, così poi si vede anche come viene frullata. Allora, mettiamo i nostri pezzi qui dentro e frulliamo un po' alla volta. Qui, faccio vedere. Ecco, così. Dobbiamo fare così, come una farina, qui dentro, qui, questi pezzetti, sempre vicino al mio amico, ecco qui, tutto qui dentro, ecco qui la nostra farina di pandoro. Adesso aggiungiamo 200 ml di panna. Una volta, metto qua, sporco dappertutto e andiamo a mescolare bene. E io, se vi piace naturalmente, aggiungo qualche goccia di rum, se vi piace, così vi dà un tocco diverso, più fresco. Era mezza fialetta più o meno. Mescoliamo ancora. Mescoliamo per bene. Aggiungiamo anche il resto della panna. E mescoliamo bene. Guardi, perché devo poi impastare con le mani. Questo è l'impasto che dovresti avere. Ecco qui, allora adesso io lo metto in congelatore intanto, voi lo potete mettere anche in frigo, e così diventa un po' più saldo la pasta. Ecco, va bene? Metto in congelatore, voi a casa in frigo perché avete più tempo. Bene, io ho già preparato i vari piatti, ho preparato le codette, il cacao, il cocco e il pistacchio. Adesso vado ad aprire una ventina di pirottini, mi preparo già, anche qua ci
ci vuole un po' di tempo per prepararli. Dopo più o meno una ventina. Dopo dipende sempre dalla grandezza dei tartufini. 19 e 20. Forse anche doppio. Si ingannano. Ecco qui ho preparato i miei pirottini. Adesso aprirò questa crema di pistacchio che devo assolutamente assaggiare. Faccio sentire anche a me il profumo. Armettino, cosa dici? Lo vuoi assaggiare anche te? Beh, tu assaggi il profumo, io il gusto, va bene? Ok? Ragazzi, ha un profumo, io lo devo proprio assaggiare. Buonissima, squisita. E dopo c'è anche un'altra cosa qui che devo assolutamente assaggiare. Anche te, sempre solo il profumo, mi raccomando. Il profumo e il gusto. Ragazzi, se ce l'avete a casa, assaggiatela pure. È proprio buona. Ok, detto questo, ci prepariamo per fare i nostri tartufini, va bene? Arricchino? Ok? Adesso vado a prendere l'impasto in congelatore. Cosa facciamo adesso? Allora, prendiamo un po' di impasto, va bene? Una pallina, facciamo una pallina, la apriamo, così, apriamo bene, e qui dentro ci mettiamo un po' di quello che vogliamo, mettiamo il pistacchio, va bene? Faccio bene. Poi si chiude così. Facciamo sempre la nostra bella pallina e la passiamo dove? Qua? Sulle codette? Qui, girate. Poi prendiamo la nostra bella pallina e la mettiamo dentro questa. Bene, facciamo uno con la crema qui. Spendibile. Nascondiamo qua il pallettino, qua, hai visto? E questo lo mettiamo sul cocco. E così. Poi andiamo avanti qua. Raccogliamo tutti quanti i pirottini qui, anzi le codette, scusate. Bene, io ho impiattato i nostri tartufini, eccoli qua, tutti belli colorati, di grandezze diverse naturalmente. Bene, io devo per forza assaggiarne uno, questo che è piccolino, l'assaggio, poi vi so dire. Con il cuore di pistacchio, buonissimo. Non te faccio sempre sentire il profumo, ma è buono, eh? Io vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Un bacione. Anche voi a casa, se volete provare questa ricetta, mandateci un video, una foto, anche un saluto. Ciao! Ciao ragazzi, alla prossima!